cosa c'è? Oh, buondì, signora Tick. Il vostro giornale, prego, dal fronte buone notizie. E mi avete svegliato per questo? Oh, mi spiace, lo so che è presto, ma è urgente. È una petizione e deve arrivare al Ministero della Guerra prima che il congresso si aggiorni. Petizione? Che razza di petizione? Noi domandiamo che i diritti delle donne d'America abbiano lo stesso peso di quelli degli uomini. Che cosa? Noi vogliamo che ci lasciano combattere. Senti, non voglio che ci lasciano combattere, voglio che ci lasciano dormire. Signora Tick, scusate se mi permetto, ma le donne d'America hanno dormito anche troppo. Miss Miriam, la colazione. Farete tardi alla lezione di musica. Buongiorno, Dora. Miss Miriam, rincasate adesso. Non fare la tragica, non ho passato la notte fuori. Buongiorno, mamma. Buongiorno, cara. Quante volte ti devo dire che quella faruccia sulla testa non ti dona affatto? Questo è un simbolo, mamma. Direi che è un orrendo cappellino. Ma non lo porto in qualità di cappello, lo porto in qualità di protesta contro il governo americano. Cioè? Il nostro comitato di agitazione internazionale non condivide l'atteggiamento del governo nei riguardi della Francia. Ah, no? No, no, davvero. E cosa c'entra il cappellino? Ecco, abbiamo deciso di portare il berretto nazionale francese, è una protesta. Vogliamo che i giornali si occupino di noi. Oh, Miriam, sei da capo andata in giro con quella petizione. Oh, madre, tu vivi dietro le persiane. Non inghiottire, mastica. Ecco tuo padre, meglio che tu la metta via. Buongiorno, cara. Buongiorno. 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 Tutto bene? Mm. Grazie, grazie tante, piccola. Spiacente, caro, ero distratta. No, non preoccuparti. Hai dormito? Grazie. No, ma ho sognato che dormivo. È spiritosa, vero? Mi spiace, caro, ma non fa ridere. Beh, mi pareva spiritosa. Se hai sognato, è segno che dormivi. Ah, qui sta lo scherzo, non capite? Ah, ma che graziosa cosetta hai in testa. Ah, ti piace? Il governo non la penserebbe così? No, grazie, Dora. Via, due fettine di mela bollita e un cucchiaino di crema. No. Your stomach has to have something to work on, Dad. In the morning you have an empty 30 feet of small intestine. Hasn't everybody? I'm in charge of your father's small intestine, all 30 feet of it. I don't care for such talk at breakfast. Please, Dad, for my sake. For your sake? Frankly, I signed you up to give a pint of blood at the blood bank. You signed me to give my blood? They won't take mine. I'm allegedly too young or something. I'll take yours. Put it in the cup and I'll bring it down. Harry, you had no right to sign your name and commit your father. I signed father's name. Miriam. Oh, just a moment, young lady. Signing your father's name, that's terrible. Why, that's forgery. And I'll thank you if you let me decide the extent of my patriotism myself. I'll cancel your appointment. E non arricciare il naso, come se io fossi un agente del nemico. Credevo che in qualità di giudice ti sentissi impegnato a dare tu l'esempio. Infatti mi sento impegnato ad arrestarti per falso. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Rosy. Papà. Buongiorno, Rosy. Da quando esattamente hai smesso di baciare tuo padre prima di colazione? Da quando ha cominciato a usare il rossetto. È stato un mio desiderio. Lei è sempre stata molto più affezionata di te. C'è battaglia in aria? A che ora sei rincasata ieri sera? Saranno state le 10. Come mai così presto? Ne avevo sufficienza. Un altro litigio? Te lo dirò più tardi, vuoi? Clara ti attende, Miriam. Scusa, cara. Muoio di curiosità. Le schermaglie di innamorati che bisticciano e ribisticciano non valgono assai di più di una volgare partita a scacchi. Miriam, cosa ne capisci di scacchi, tu? Che stoccata, Rosy. Tocca a te, Miriam. L'umorismo non distrugge la logica. Sconfitta, Rosy. Miriam, non vorrei andare con quel coso sulla testa alla lezione, vero? Ma lasciala fare, l'hai retta. Vorrei che quella petizione fosse accolta. Grazie! Pensa che sollievo se fosse arruolata. Buongiorno, Miss Wilkie. Buongiorno, Dora. Niente, ti prego. Su, mangia, Rosy. Non puoi rimanere a stomaco vuoto. No, grazie. Con 30 metri di intestino vuoto, forse ha già firmato per dare il sangue. Che? Nutriciti. Ma perché avete bisticciato? Per il mio vizio del fumo. Conoscete Albert? È gentile, fin troppo. Quando ho voglia di prendermi un caffè, mi offre del latte. Ieri c'è stato l'affare delle sigarette. Avanti, com'è andata? Gli avevo promesso che non avrei più fumato. E ci sarei arrivato un giorno o l'altro. Beh, uscivamo dal cinema ieri sera quando la borsa mi è caduta e si è aperta. Albert si è chinato per riprenderla da terra e d'un tratto ha urlato: sigarette! Tutta la gente si è voltata a guardarci.
Ed è tutto? È tutto. Beh, sono sciocchezze, non è difficile evitarle. Puoi fumare di nascosto nel bagno. Non è poi un gran male che lui si preoccupi della tua salute? Sono stufa di mettermi a masticare pastiglie di menta non appena l'aria di volermi baciare. Ho la sensazione di essere un vecchio bevitore e disgustoso. Però deve essere comodo litigare con un uomo in una bella macchina. Oh, sono le 8:15, stanno per arrivare. Vuoi una boccata? No, non ho preso le mentine. Sii gentile ma dignitosa. Gentile ma dignitosa? Come si può essere tutte e due insieme? Non te la prendere, vai. È lui che te la prende. Ciao. Harry, che ne dici di quel ragazzo? Dimmi. Che ha 34 anni e non è un ragazzo. E oltre a non essere un ragazzo? Oh, è in grado di mantenere un vecchio suocero con agiatezza. Tu credi che lei lo ami? Ah, non lo so, è difficile sapere cosa pensa Rosie. Non parla molto, eh? No, no, davvero. Ma da chi avrà ereditato quel carattere di orso? Certo non da noi due. Mio nonno era così, un vero orso. Già, ho visto il ritratto. Chissà perché quel Cooper non è sotto le armi. Dice che ha un gran mal di schiena. Boh, ma questo non toglie che possa essere un buon marito. Anch'io ho mal di schiena. Ma non l'hai avuto sempre. Buongiorno, Rosie. Buongiorno, Albert. Dove sono gli altri? Sono andati con l'autobus. Ho telefonato che non sarei passato a prenderli. E perché? Vieni dentro e te lo dirò. Allora? Un momento. Albert, ma che diavolo fai con quella sigaretta? La metto fra le labbra. L'accendo. E fumo. Non è questo il procedimento abituale. Albert, ma cosa ti è successo? Fui molto sciocco ieri sera. Questa è la mia riparazione. Ne vuoi una? No, grazie, ma sei davvero gentile. Ti ringrazio. Ho riflettuto a lungo questa notte. Se due sposi vogliono andare d'accordo e noi siamo fra quelli... Ci si va, il più delle volte. Io voglio che andiamo d'accordo sempre. E non interrompere. Ma devo finirla tutta. Potete aspettare un istante? Sì, sì. Suonano alla porta, Dora. Ha sentito, Harry? Ah. Chi può essere a quest'ora? Boh, non lo so. Un certo William Seacroft. Seacroft? Per Miss Rosie. Gli hai detto che è uscita? No, glielo devo dire. No, digli di accomodarsi. Sì, signora. Per pura cortesia. Sì, certo. Volete accomodarvi, prego? Mr. Seacroft. Tenente Seacroft, Dora. È vero. Buongiorno, signora. Tenente. Sono Harry Wilkins e questa è mia moglie. Signora, sono davvero molto lieto. Piacere nostro, tenente. Volevate vedere Rosie? Già, appunto. È uscita appena pochi minuti fa. Oh, avrei potuto arrivare in tempo, ma mi sono attardato a cambiarmi e a rinfrescarmi. Solo 30 ore fa ero in Italia. In Italia? Oh. Sembrerò un maleducato ad arrivare qui così senza neanche telefonare. Oh, niente affatto, che dite? Gradireste una tazza di caffè? Ma certo che la gradisce, cara. 30 ore fa eravate in Italia, eh? Sedete, prego. Non volete mangiare qualcosa, un paio d'uova? No, grazie, ho mangiato in aereo. Dora? Porta il caffè, prego. Beh, come vanno le cose sul fronte italiano? Beh, così, così. E Rosie vi aspettava questa mattina? No, affatto. Lei non sapeva che sarei arrivato. Dovrebbe essere in banca fra 10 minuti, se volete telefonarle. Telefonarle? No, grazie. È così difficile, non sarei in grado di dirlo per telefono. Quando tornerà a casa? Il sabato finisce tardi di lavorare. Dopo le 6, credo. Non l'avvertirete, vero? Ecco. No, vi prego, no. Grazie, Dora. Le ragazze non amano molto le sorprese. Voi stesso vi siete rinfrescato un po' prima di venire. Vorrei vederla com'è, al naturale, ecco tutto. Immagino che Rosie vi avrà parlato di me. Oh, sì, sì. Sì? Amaro, grazie. Scusa,
Scusatemi, eh. Spero non vi dispiace. Ecco quello che ho io. Oh, non è una bella fotografia questa. Ma cosa dici? L'ho fatta io. L'ho portata con me in 25 missioni. Mi ha portato un sacco di fortuna. La puntavo sulla parete del mio bombardiere. Ah, siete un bombardiere? Sì, signora, su un B-26. Chissà mai quante ne avrete da raccontare. Vi prego, scusate. Fate, fate, se ci tenete tanto. Resterò solo 2 giorni. Credete che se andassi in banca le darebbero un giorno di vacanza? Sì, può darsi. Certo, tentate. Ecco, ho pensato tanto al nostro primo incontro in tutti questi mesi che non è adatto un ufficio con intorno un mucchio di gente. Ora sta alla sezione sconto cambiali. E gente ce ne sarà molta. Sta in una gabbia con sbarre tutto intorno. Le sbarre non mi fermeranno. Ditemi, in che modo si diventa bombardieri? Siete voi che scegliete? Sì, certo. Ero nel genio quando arrivai in Inghilterra. E là ricevetti le lettere di Rosy. Ah, è una grande scrittrice. Insomma, io ero là, lei era qui e in mezzo c'era la guerra. Così chiesi di entrare nei bombardieri perché dopo 25 missioni si è diritta a una licenza. Oh, saranno state parecchie le lettere. Ah, sì, tante. E io diventavo troppo nervoso per guidare un aeroplano. Però, non vorreste un altro po' di caffè? No, grazie. Ho delle commissioni da fare. Ma certo, prima delle 6 sarò qui nuovamente. Oh, vi aspetteremo senz'altro. Certo. Presto ti vedrò, bimba. È così che la chiamo, bimba. Ve l'avrà detto, no? Anch'io la chiamavo così. Beh, non è la stessa cosa. Passeggerò davanti alla banca su e giù. Benissimo. Se riuscirò a calmarmi, può darsi che mi decida a entrare. Felicissimo di avervi visto. Anche noi ne siamo felicissimi. Veramente, Bill. Grazie. A più tardi. A più tardi. Che ragazzo in gamba. Non credi che Rosy dovrebbe confidarsi con sua madre? Che famiglia. Oh, le dirò di aggiustarsi i capelli. No, Edi, non le telefonare. Veramente le farei un piacere. Oh, d'accordo. Bill. Bill Seacroft. È un bel nome. Quello non ha un mal di schiena. Metti il servizio buono, Dora. Sì, signore. Servirai una bottiglia di vino vecchio, eh? Rispondo io. Faccio io. Pronto? Sì. Sì, ciao. E Rosy? E Clara, a proposito di quei telegrammi... Miriam, l'abbonamento è per tutta la famiglia. È dalle 4 che stai telefonando. Sì, mamma. Certo. Ecco, nel mio telegramma ho detto arruolateci o restituiteci il nostro voto. Non vogliamo essere solamente produttrici di figli. Ti telefono stasera. Un eminente membro della vecchia generazione è entrato adesso. Grazie. Rosy è tornata? Caro, il mondo è in fiamme e tu ti interessi solo delle trascurabili attività di una ragazza che se ne sta comodamente al sicuro, ben nutrita e in buona salute. L'udienza è aggiornata, la vostra arringa a sabato. Ora di tua sorella è tornata? Non ancora. Oh. Papà, so che i tuoi impulsi sono sani, ma non vuoi gettarti a fondo nella lotta. Tu ci occorri, saresti utile. Ti ringrazio molto. Sì, chiunque ci può essere utile. Oh, Dora. Sì, signore. Portami un bicchiere di aranciata. Solo un minuto, signore. No, Dora, fai presto. Scusatemi, signore. Cosa ti prende, papà? Non ti senti bene? No, sto benone. Caro, sei andato al centro donatore di sangue. Oh, papà, sono entusiasta di te. E allora smettila di firmare col mio nome. È stato molto difficile. C'erano 30 donne nell'infermeria. Sono stato l'unico a essere messo a letto con un lenzuolo sopra. Spero che il soldato che riceverà il mio sangue non ne abbia tanto bisogno, perché pare che non sia più di grande qualità. Miriam? No, non dirlo a tua madre. Metti il vestito nuovo, Miriam. Dobbiamo fare tutti buona impressione. Okay. Fai quel che ti si dice. Come ti senti, Harry? Ah, benone, Edith, mai stato meglio. Sembravi lavato e stirato su quel lettino. Eh? C'eri anche tu? Oh, grazie, mamma! Il mio contributo odierno allo sforzo di guerra è stato di un litro di sangue. Il tuo contributo? Contributo? E l'idea è stata mia, no? Ecco, signora. Va a vestirti, cara. Sì, mamma. Rosy ha telefonato? No, mi hai detto di non telefonarle. Edith... È meglio essere pronti a una decisione improvvisa. Che cosa vuoi dire? Non credo che quel ragazzo sia un tipo molto paziente. Anche nello sguardo è bombardiere. Oh.
Io non approvo i matrimoni affrettati. E tu? Oh, no, ma non chiederanno l'approvazione. Salute a tutti. Ciao. Come ti senti? E a te? Ebbene? Ebbene cosa? Non ti senti scoppiare? Ah, non so davvero di che state parlando. Boh, voglio vedere quanto riesci a resistere. Miei cari, sto per sposarmi. E alla svelta. Beh, siete rimasti senza fiato? Felici di disfarci di te. È quello che pensavo. Non so che cosa ci sia da piangere. Oh, sarà il mio ragazzo. Ecco, cara, sono contento di aver deciso dopo matura discussione. Papà, è per te un fonogramma, da fuori. Oh, ti siamo grati di aver chiesto il nostro permesso. Pronto? Io vado a vestirmi, sarà qui presto, usciamo insieme. Dora, solo per tre a tavola. Che cosa? Ma leggete di nuovo, prego. Che cos'è, Harry? Produttrici di figli. Oh, ma signorina, c'è certamente uno sbaglio. Io non ricevo telegrammi dal sottosegretario alla guerra. Il telegramma è mio, papà. Ma pago io le bollette del telefono. Ti rimborserò con il mio mensile. Grazie. Pronto? Sì. Sì, mettete in conto questo numero. E scriveteci sopra personale, prego. Grazie. Signorina, da quando avete cominciato a entrare in corrispondenza col sottosegretario alla guerra? Non siamo in corrispondenza. La sua politica è la nostra riprovazione. Ah, glielo dirò. È un carattere sensibile e sarà un colpo per lui. Che famiglia. Senti, Eddie, sarà bene discorrere con Rosie. Benché sai, questo non cambierà niente. Avanti. Ciao, mamma. Entra pure, Harry. Non vi importa se non sarà un matrimonio di lusso. Oh, Rosie, non credi che sarebbe meglio fidanzarsi prima? Non credo, mamma. Credi di conoscerlo abbastanza bene? Benissimo, mamma. È un grande passo. Non vorrei che facessi un salto nel buio. E sono certa che tuo padre è d'accordo con me. Già, c'è del vero in quel che dice tua madre. Non pare anche a te? Ho riflettuto già a sufficienza e ora ci sposeremo. Ebbene. Ebbene? Ah, dico ebbene anch'io. No, oh, non crucciatevi per me. È quello che desidero e sarò felicissima. E so che questo farà felici anche voi. Hai fatto centro, sposatevi. E dimmi, cosa ha fatto alla banca? Oh, è stato tanto caro. Sai, ha fumato una sigaretta. E con questo? Ha detto che masticherebbe tabacco per me. E come tossiva, non tollera le sigarette. Ma è di Albert che tu stai parlando, eh? Certo, di Albert. Quello in abiti borghesi, non quel tale in uniforme. Calma, Harry. Ma che cosa vi sta prendendo? Ah, niente. Niente? Ma voi state... E sarà qui a momenti. Ho sempre odiato fare sorprese stupide. Sarebbe troppo chiedervi un barlume di ciò che state borbottando? Solo un barlume? Il tenente è piombato qui, mia cara, per sposare. Quale tenente? Quel tenente. Ha solo 2 giorni di licenza. Congratulazioni. Rosie, Bill è tornato, è stato qui. Credevamo fosse lui che stavi per sposare. È venuto giù alla banca per vederti. Avrei giurato che stavi parlando di lui. Bill cosa? Bill Seacroft. Non te lo ricordi nemmeno? Mamma, Dora vuol sapere... Un momento. Sentite, non ho la più lontana idea di cosa state parlando. Mi volete spiegare? Del tenente William Seacroft. Quello che ti chiama bimba. Bill Seacroft. Un momento, ragazzina. Che cosa hai detto? Dora vuol sapere se deve fare i biscotti. Siediti lì. Sì, signore. Miriam, cos'altro hai fatto? Lascia fare a me, Edith. Miriam, che cosa hai fatto? Andiamo, voglio tutta la verità, dal principio alla fine, e nient'altro che la verità. Non credevo che sarebbe tornato. Chi non sarebbe tornato? Che affare è questo? Aveva scritto che non volava più e così non credevo che sarebbe tornato. Ma da quando è iniziata questa storia? Come è cominciata? C'era stata l'iniziativa delle madrine dei combattenti. Avanti. Ecco, io istituì le madrine dei senza madrina. Rammentate, io ero il presidente. Di tutto tu sei il presidente, continua. Si lavorava all'uncinetto per i soldati.
Si scrivevano lettere di solidarietà, di incoraggiamento, per tener su il morale e fargli sapere che l'America combatteva con loro. Dici di quel tenente. Anche essi scrivevano e ci chiedevano le fotografie. E tu hai mandato a un tenente la mia fotografia, non è così? Oh, gli ha mandato qualcosa di più, dovevi sentirlo. Sì, io gli ho dato assai di più. Gli ho dato la speranza e la forza e la volontà di andare avanti. Ma ti rendi conto di quel che hai fatto? Sì, certo. Ho fatto un soldato di un ragazzo solitario e terrorizzato. Ma se è un uomo fatto... Non nello spirito. Non sto parlando del suo spirito. Quel poverino è tornato in patria a conoscere la sua fidanzata. Ha il diritto di avere qualcosa e deve averla. Ha detto così? Cosa immagini che si aspetti un giovanotto che ha volato in 25 missioni e a ogni volo è più nervoso? Si aspetta ad avere la sua ragazza. Aveva la tua fotografia appiccicata sopra la parete del suo bombardiere e si è innamorato. Oh, stai esagerando. Cosa vuoi mai che possa fare una lettera o qualche lettera? Dimmi un po', quanti erano? 60. 60? Tu, io ho scritto quel tale 60 lettere. Oh, non erano tutte lettere, alcune erano poesie. E da quando in qua scrivi poesie se non sai neanche contare le sillabe? Non erano mie poesie. Dante, Byron, Shelley, io gli mandavo una poesia via aerea e lui ne mandava un'altra via aerea. 60 lettere, e che cosa gli scrivevi? Gli scrivevo quel che lui voleva sentire. Era solo e lontano e... E ha aperto il suo cuore a me. E chi glielo chiuderà più? Non mi vergogno di quel che ho fatto, perché ho dato un soldato alla guerra. Sua madre ne sarà molto contenta. Miriam, avevi già compiuto gesta leggendarie prima, ma non ancora a spese degli altri. Ah, quello che ha fatto ora è criminale. Chi gli andrà a spiegare che quelle belle lettere non le riceveva da una donna, ma da un adolescente? Non considero me stessa un adolescente. Ah, davvero? No, affatto. Sono più vecchia della mia età. È pronta ad assumere in blocco tutte le mie responsabilità. Ma mi dici che vuol dire in blocco? Attenta alla risposta. Gli dirò tutto quel che ho fatto. Gli spiegherò tutto dal principio alla fine. E immagini così di aver sistemato ogni cosa e che sia finita? Se dovessi affermare che è stato fortunato, no. Soffrirà. Lo so, ma negli anni futuri egli mi sarà grato di avergli offerto l'opportunità di contribuire in misura così ampia a questa lotta della giovane generazione contro la vecchia. Tu non uscirai di casa dopo scuola per 6 mesi. Giuro che per un anno intero non avrai né mensile, né vestiti nuovi, né niente. E non parteciperai più a comitati, a consessi, a concili, per piccoli francesi, per vecchi cinesi, né per giovani olandesi, finché vivrai qui. È una decisione irrevocabile. Ti entri bene in testa. Harry, calmati. Sei di un'altra generazione, si vede. Non rivolgermi una parola stasera. Questa ragazza è perversa ed è tua la colpa, Edith. Tu sei la madre dei miei figli, ma io non sono soddisfatto della loro educazione. Ma via, non è poi la fine del mondo. Ah sì, e qual è la tua soluzione? La soluzione che ci hai sempre insegnato tu, la verità. Ah, un'onesta soluzione per noi. Ma che sarà di lui? Tra 2 giorni ritornerà al fronte. Mamma. Sì, cara. Dora deve fare i biscotti. Beh, in fondo non è una tragedia, si renderà conto. E vedrai che ne riderà con noi. La cosa non manca di un lato umoristico se la si considera a fondo. Oh, beh, è strano, ma... Io potrò avere poco senso dell'umorismo, ma... Ecco, è lui, probabilmente. No, un momento, ragazzino, stai lì dove ti trovi. Ora, prego, sorridete e ci divertiremo un mondo. No, no, vado io, Dora. Come va la salute? Bene, tenente, volete entrare? Lei è in casa? Già, è in casa. Mi aspetta? Oh, sì. Conoscete parte della famiglia, eh? Mia moglie? Sì. E penso conosciate anche la mia figlia maggiore, Rosie. Sì, certo. Salve. Salve. E questa è la piccolina Miriam, una candida sedicenne. Oh, io so tante cose di Miriam. Davvero? Oh, sì. Rosie mi ha scritto molte cose di lei. E sono d'accordo con te, è una lotta fra la nuova e la vecchia generazione. Grazie. So tante cose di voi tutti. Ho pensato tante volte al nostro primo incontro, al nostro primo minuto. E cercavo di immaginarlo. Speravo che fosse... beh, quasi così. Davvero?
Ti avevo promesso di portarti dei lilà, ma questa non è la stagione. No, infatti. Credevo che ne avrei potuti trovare in una serra a Long Island, ma... Non bevete una cosina? No, no, grazie. Io berrò invece. Non che io non beva, eh. Veramente circa un'ora fa sono entrato in un bar, ma non mi è sembrato onesto farmi forza con l'alcol. Mi sembrava vile. Ma vi prego, bevete voi. Avete ragione, è vile. Non sapevo dove tu volessi andare, Rosy. Allora ho preso i biglietti per una rivista, per una commedia e un tavolo alla storia. Ma se non ti vanno non fa niente. Direi che ce n'è di troppo. Oh, non è nulla. Non è nulla. Io non pensavo di andare fuori a teatro. Effettivamente il tuo arrivo è stata una sorpresa. In molti sensi, direi. Una vera sorpresa, perché... Rosy, sono stato un'ora alla tua banca oggi a guardarti dietro le spalle delle vecchie signore. Credevo che tu mi avresti visto. No, non ti ho visto. Il poliziotto della banca alla fine ha cominciato a sospettare e ha voluto che gli dicessi cosa facevo lì. Si chiama Mr. Simmons ed ha un figlio in marina. L'ho invitato a colazione. Ti vuole molto bene. Sì, Mr. Simmons è gentile. È impiegato in quella banca da 35 anni e... lavorava giù alle casseforti prima. Ecco, berrò anch'io qualcosa, Mr. Wilkins. Mi associo. Scusate, prego. Apriamo noi, Dora. Grazie, signor. È quell'uomo della banca. Vorrebbero che lavorassi anche stanotte e non ne ho voglia. Ti dispiace se usciamo da questa parte? Non mi dispiace affatto. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Chiedo scusa, solo un momento. Non ho voluto umiliarlo davanti a voi. Gli dirò tutto quando saremo soli. Ma ne vale la pena. Pensa che fra due giorni parte. Oh, no, deve sapere tutto. Dite ad Albert quello che è successo, si renderà conto. Ditegli di chiamarmi domani. Ma te, canaglietta, dovrei tirarti il collo. La sotterranea è un passo da qui. Molto delusa? Oh, no, certo. Dov'è che vuoi andare a cena? E tu non mi chiedi se lo sono? Se sei cosa? Un po' deluso. Ecco, io... Lo sai che non lo sono. È meglio andare, quell'uomo della banca è lì. Ehi, Miriam. Ciao, mamma. Ciao, Albert. Papà? Salve, Albert. Quante cose sono accadute oggi. Sì. Dovrò abituarmi a queste storie di vestiti e cappellini. Albert, siediti. Ma cosa c'è? Cominciamo dal principio. Rammenti quell'organizzazione Madrine dei Combattenti? Sì, certo. Ce n'è un'altra simile, Madrine dei Senza Madrina. Io sono il presidente. Non impicciartene tu. Fanno dei golf, calze di lana e poi li mandano ai combattenti per tenere sul morale, capisci? È così. Rosy è uscita con un tenente. Con un tenente? Di qua, prego. La pelliccia o la vita? No, grazie, la tengo indosso. Non l'hai tenuta a teatro? Se tu avessi guardato lo spettacolo, non l'avresti notato. Avrei visto il palcoscenico due volte. Il mio spettacolo era migliore. Ecco qua, un tavolo ottimo. Cosa c'è che costi molto oltre lo champagne e il caviale? Portatelo. Due cene superbe. Oh, certo, allora lasciate fare a me. Se Croc ti vedesse ora. E chi è? Croc, il mio sergente. Ti ho scritto molto di lui. Ah, Croc! Avevo inteso Brock. Mi chiamava romantico idiota, solo che lui usava un'altra frase. Diceva che la tua foto era certamente ritoccata e che due minuti dopo averti visto sarei scappato via spaventato e solo. Tenente. Bill. Sì. Bill. 934, grande riserva. È la bottiglia della fortuna. Auguri. Pardon. Quando ero in volo sulla Germania, indovina che cosa pensavo. A cosa? A questo.
a un ristorante. Tu, io e tanto champagne. Quando si pensa a qualcosa di bello non si ha paura. Avrò molto da pensare nella mia prossima missione. Bill, dimmi, come ti è capitato, sì, di voler tanto bene a una persona che non hai mai visto? È uno strano quesito. Perché? Dovrei farti la stessa domanda. E a te com'è capitato? Oh, eh già, quanto sono sciocca. Alla salute. Al Ministero delle Comunicazioni. Per averci fatto conoscere. Una cosa inaudita. Rosie se ne esce con un estraneo il giorno stesso del nostro fidanzamento. Non riesco a capire. Mi pare di avertelo spiegato tre volte, no, Albert? Harry, senti, ora devi bere qualcosa, Albert. Qualcosa di forte. No, grazie. Appena un assaggio. Forza e coraggio. È un giochetto di famiglia. Quando c'è una rima in agio si dice forza e coraggio. Forza e coraggio era la squadra delle ragazze. Chi riusciva a nominarla più volte facendo una rima aveva un premio. Per esempio, tu dici viaggio. Forza e coraggio, capisci? Le ragazze ne erano fiere, quasi ci fosse qualche segreto nel loro linguaggio. Forza e coraggio! Ah, sì? Se lei gli avesse parlato a cena, sarebbero già qui da tre ore. Forse non ha voluto turbargli la cena. Ma ha turbato la mia! Come ha potuto Rosie lasciarsi coinvolgere in questo diabolico ingranaggio? Forza e coraggio! Bravo, eh? Ah, sì. Ora non ci casco più. Te la mangi un po' di torta, Harry? Sì, sì, grazie, la mangio. Forza e coraggio! Ce l'ho fatta! No, no. Mangio non fa rima con coraggio. Ah, no? No. Le 12:15. Perché dicevi di essere una scadente ballerina? Quando l'ho detto? Non te ne rammenti? Oh, Bill, continuerai tutta la notte a parlare di quelle lettere. Le sei tutte a mente? Non dovrei ricordarle. Ma via, ora sei qui. E questa è una nuova fase della nostra conoscenza. Adoro le tue lettere. Erano così piene di slancio. Liberate l'India, sterminate tutte le spie e i traditori, arruolate le donne. Beh, sapevo che ti avrebbero interessato. Infatti. E quella bella sentenza d'amore tibetana. Oh, non parlare più di quelle lettere. Sai, vado pazza per come arricci il naso. Dipende da una malformazione della struttura ossea, per cui c'è una eccessiva tensione della pelle. Ma io vado pazza per la malformazione della tua struttura ossea. Bill, siamo venuti qui per danzare. Quanto sei bella. L'1:22. È solo l'1:20. Spero di non tenervi io in piedi. Oh, oh no. Davvero non capisco la vostra condotta. Ma non vi rendete conto che vostra figlia è fuori con un qualunque soldato che forse non vede una donna, un'americana almeno, da 3 anni? Senti, Albert, non ti sentiresti meglio se tu andassi a casa a dormire un po'? No, non credo. Oh, mi pare di aver sentito un'auto. Oh, scusa. Oh, la compagna dentro, non ci facciamo vedere. Ma perché? Oh no, sarebbe troppo imbarazzante. Ti prego, andiamo di sopra. Giudice, io... Avanti, Albert. È una cosa inaudita. Ti prego, presto, Albert. Albert, su, presto. Giudice, io... Su, andiamo. Andiamo. Oh, Buonanotte, Bill. Sono stata molto bene con te. Buonanotte, Rosie. È meglio che vada, è tardi. Già, è meglio che tu vada, è tardi. Ciao. Ciao. Non potevo lasciarti entrare sola e al buio.
via, tenente, avevi giurato di essere saggio. Forza e coraggio. Tre punti a te. Già, allora devi pagare il pegno. Oh, no, affatto. Vinci troppo facilmente. Giochiamo ancora. Tenente, rammentate, siete ufficiale e gentile. Non sono mica in servizio permanente. Ma via, Bill. Non so stare fermo, Rosy. E allora muoviti e vattene, è tardi. Un'idea, d'ora in poi terrò le mani in tasca. Papà, cosa fai ancora a stare? Oh, sai, scendevo giù a prendere un po' di bicarbonato. Saluti, giovane. Buonasera, giudice. È andato tutto bene? Non poteva andare meglio di così. Bene. Non sei ancora andato a dormire? Oh, ecco, mi sono addormentato mentre leggevo. Oh, Rosy, quell'uomo della banca. Ah, sì, giusto, cosa voleva? Era portatore del lavoro e di sopra è urgente. Non vorrai lavorare stanotte? Ah, sì, credo che dovrò. Sì, è necessario. Lasciami aiutarti, io so fare i conti. Oh, no, no, non si tratta di far conti. No, no, non certo niente conti. Beh, arrivederci, Bill, a domani. A oggi? Alle 8:30? Beh, se non vi decidete a voltarvi... Oh, ma non vi preoccupate, tanto io sono di famiglia. Arrivederci, Rosy. E grazie tante per la serata. Arrivederci, Bill. Grazie a te. Buonanotte, Bill. Beh, preparati a essere molto gentile. Scendete dalle stelle. Ah. Buonasera, Albert. Ho aspettato qui 7 ore. Via, via, non c'è bisogno di eccitarsi così. Sediamoci e discutiamo con calma. Ma santo cielo, perché non gli hai parlato? No, non potevo. Certo che non potevi, a meno che non smettessi di baciarlo. Albert, sei gelosa? Beh, che cosa diavolo dovrei essere? È dal tempo del ginnasio che non uscivo con un ragazzo di quell'età, è un bambino. Ai bambini si dà il bacio della buonanotte, non così frequenti. È il più commovente, il più romantico ragazzo che ho conosciuto. Albert, vorrei avere un figlio come quello. Quanti anni ha? 24. E tu 22, non ti sembra un po' difficile? Non lo vedrò più, da dopodomani. Dopodomani? Oh, senti, parte per il Pacifico, è un dovere stargli un po' vicino, almeno fino a quando se ne andrà. Dopo gli scriverò e romperò la relazione, con molto tatto. Non sono d'accordo, Rosy. Albert, tu hai comprato buoni di guerra, ora questo è il mio contributo. Bisogna mantenere alto il suo morale. Quando saremo sposati compreremo insieme buoni di guerra. Ma è un obbligo, Albert. Miriam ha creato un pasticcio senza via d'uscita. Ti prego, cerca di avere un po' di fiducia per 24 ore. Ti prego. Sono troppo stanco per discutere. Ho tanto sonno che sono morto. Sei un caro ragazzo e ti voglio bene. Beh, sarà meglio che me ne vada. Buonanotte a tutti. Buonanotte, Albert. Buonanotte, caro. Ma sono sempre contrario. Solida tempra di marito. Avanti. Rosy. Miriam. Ero in piedi, ho sentito tutto. Mi perdoni. Lo faccio sempre. Il tuo tenente è simpatico. Un tantino impulsivo, ma simpatico. Rosy, la mia stima per te è cresciuta di 100 volte. Ti spiacerebbe accennarmi cosa c'è in quelle lettere? È piuttosto difficile impiantarci su una conversazione senza sapere quello che si è scritto. Vado a prenderle. Rosy, cara, raccontami. È andato tutto liscio? Si è saputo comportare? Certo, mamma. Bene, sai, non ho detto niente a tuo padre, ma ero un po' agitata. Edith. Ma lo sai che Miriam è ancora alzata? Rosy ha voluto le lettere. Da quando in qua conosci le sentenze d'amore del Tibet? Cosa? Oh, avevo citato un articolo della Gioventù Nuova. Gradirei vedere questa pubblicazione. Anch'io. Disdicemmo l'abbonamento quando diventò reazionaria e bruciamo tutte le copie. Miriam, Hitler ha cominciato col bruciare i libri. Bisogna essere tolleranti con tutte le opinioni. Non voglio essere brutale, mamma. So che le mie azioni hanno sconvolto la mia famiglia e ho preso la risoluzione di essere più cauta in avvenire. Sono contenta di sentirtelo dire. Era ora, mi pare. Ma per quanto riguarda la politica, vi ritengo di un'ingenuità assolutamente scoraggiante. Miriam! Miriam, non ti ho sculacciato in tutta la mia vita, ma sono proprio tentato a rinunziare al mio campionato di pazienza. Adesso vai a letto, subito. Prima di andare, Miriam, le lettere. Spiacente di avervi addolorati. Sono sistemati in ordine cronologico. Buonanotte. Una scatola da scarpe. Sarà il caso di fare psicanalizzare Miriam?
Oh, 12 pagine. E questa 16. Oh, sentite questa. Cara Rosy, il primo paragrafo della tua lettera è davvero commovente. Tu scrivi, considero me stessa come adulta e tuttavia trovo in me tracce di fanciullezza. Ogni tanto di nascosto compro un po' di canditi alla menta o di caramelle, solo per capriccio. Canditi e caramelle alla mia età, alla sua età. A volte sogno di essere una regina che riceve doni da un principe innamorato a ogni ora del giorno. Ma sentite qua. La regina, i doni. Penso a volte che il mio corpo sia più vecchio dell'anima. Io penso invece che non conosciamo Miriam a fondo. Rosy, cara, ti devo fare una confessione. Se noi... Però lui deve essere a favore delle famiglie numerose. Mm-hmm. Oh. Non è giusto leggere queste lettere. Ma perché? È che non sono state scritte a noi e non credevo fossero così personali. E tu le leggerai? Certo, le ha scritte a me. Ma quale autorità legale di questa famiglia trova un vizio procedurale nella tua condotta? Le devo leggere, lo sai che devo. E mi sorprende che voi vogliate degradarvi fino al livello dei ficcanaso. Beh, mi interessavano soltanto le sue reazioni alla guerra. Ho saltato gli affari personali. Ma come sapevi che erano affari personali se non li leggevi? Oh. Andiamo, è meglio andare a letto, ficcanaso. Andiamo. Buonanotte, Rosy. Buonanotte, cara. Buonanotte. Qui che abita il giudice Wilkins, quello che ha due figlie. Signore. Altezza, sono le 9. Altezza, che cosa significa? Ma non so, un tenente mi ha pagato per dirlo. Non fate domande, firmate. Firmare perché? Per il lilla. Tutti questi. Sentendo la radio e leggo il contributo americano alla cultura. Sì, la pagina fumetti. No, non credo. Sono agli arresti di rigore. Ah! Non posso uscire. Ti spiegherò, sì. Ma sì, ho detto che ti spiegherò poi. Ho deciso di sospendere la tua punizione la domenica. Se vuoi, vai da Clara. I'll stay here. Non è giusto che sia io a essere punito. Vai da Clara. Va bene. Corro subito da te. Rosy, cara, Dora ha detto che sei stata in piedi fino alle 4 di stamane, che piangevi. Oh, mamma, non è vero. Che cosa scriveva, dimmi? Un mondo di cose.
le più belle cose che abbia mai letto. Non è affatto come sembra. Oh, sembra un bravo ragazzo, simpatico e sincero. Verrò subito giù. L'unica cosa è che non vedo cosa ci sia da piangere. Che sciocca ragazza sei. Harry? Sì? Si sta vestendo. Harry, ma tu non vai a raderti? E dove? C'è il lavabo pieno di là. Ne hai mai visti tanti tutti assieme? Ah, no, c'erano anche nella colazione. Ho mangiato uova lì là. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Albert. Che cosa c'è qua? Lilla? Già, vi presento il giardino botanico di casa. Attento alle serpi. Che diavolo è? È quel tenente, vero? È un appassionato floricoltore. Buongiorno, papà. Buongiorno. Portala giù, Dora. Buongiorno, Albert. Buongiorno. Hai mangiato di già? Sì, grazie. Non sono stupendi. Grazie, Dora. Che paga hanno i tenenti in questa guerra? Non ho mai conosciuto nessuno che disprezzi così il denaro. È piena di tipi così la banca. Gettano via dollari in lupini, poi ti cercano mezzo nickel per il pane. Cosa ci sembra dalle sue lettere, Rosy? Incredibile. Idealista è l'esatta definizione. Rosy, voglio che tu mi faccia un piacere. Cosa, Albert? Fatti venire il mal di testa, manda all'aria l'impegno col tenente. Oh, Albert. Lo esigo, Rosy. Ma non posso essere villana. È meglio essere villana che crudele. Ieri sera hai detto che eri d'accordo. Ma non immaginavo che avrebbe assunto tali proporzioni. Tu puoi non prenderla sul serio, Dio ci guardi, io pure, ma lui? Non devi essere così geloso, Albert, non ne è motivo. Forse no, ma lo sono ugualmente. Tutta la faccenda sarà finita fra qualche ora. Ma vi sembra ammissibile che un estraneo continui a baciarmi la ragazza ancora per qualche ora? Lo chiedo a voi, vi sembra una cosa giusta? Beh, tu che cosa ne dici, Harry? Boh, non ci ho mai pensato. Nessuno ha mai voluto baciarti. Solo perché ha mandato qualche fiore? Oh, conosco la procedura. Prima arrivano i fiori e poi... Ma che cos'è questo? Sono canditi alla mente. Ce ne sono 200 scatole. Chi le ha portate? Lo stesso uomo che ha portato i gigli. Non erano per noi? Già, c'era nelle lettere che adoravo i canditi alla menta. Ed ora che cosa ne farai di 200 scatole di canditi alla menta? Boh, io ne userei un centinaio. Beh, lasciali un po' in cucina. Ma non c'è spazio con tutti quei fiori. Arrangiati. Harry. Rosy. Oh, su, Albert, non ti lascerai impressionare da una cosa così puerile, vero? Credo di essermi spiegato, Rosy. Albert! Non credevo che tu fossi geloso. Questo sì mi piace e neppure vorrei che tu fossi diverso. Ogni donna vuole che il suo uomo sia geloso. Se è questo che vuoi, sarai assolutamente felice. Ti prometto che il tenente non sfiorerà in nessun modo alcun argomento di natura personale. Staremo sempre in pubblico e saprò tenerlo a bada. Oh, devi credermi, Albert. Ma chi terrà a bada te? Dove diavolo hai imparato queste cose? Ah, non lo so. Io le ho parlato solo di farfalle e di fiori. Stai meglio? Un po'. Ma contro il mio convincimento. A chi sarà? Chi? C'è una ragazza là fuori che guarda la nostra casa. Già, era lì quando sono arrivato. Possiamo fare qualcosa per voi, signorina? Oh, è questa la casa del giudice Wilkins? Sì, prego, entrate. È bellina. Non sono ancora sposato, lo sai? Oh, Albert! Vorrei sapere chi è. Volete accomodarvi? Ecco qua, vi presento la sorella del tenente Seacroft. Questa è mia moglie, mia figlia e Mr. Coomer. Fortunatissima. Sta aspettando Bill. Sì, mi ha detto di aspettarlo davanti alla casa. Non volete sedere, Miss Seacroft? Grazie.
di non disturbarvi. Oh, no, no, certo. Da quanto tempo non vedete vostro fratello? Quasi 2 anni. E dovevo essere a Filadelfia giusto in questi giorni. Per fortuna è arrivato in tempo. La vostra famiglia è di Filadelfia? Siamo noi due soli. Mi sembra di conoscervi dalle lettere di Bill. Ah, scrive bene. Spero non troviate strano che dovessimo incontrarci davanti alla casa. Oh, niente affatto. Già, l'ho chiamato dalla stazione di Pennsylvania al suo hotel. Ma così mi sembra che faccio più confusione. La pura verità è che io ero fidanzata col sergente di Bill e stanno allo stesso hotel. Ah, ecco. Era piuttosto imbarazzante incontrarci, abbiamo rotto il fidanzamento. Oh, ho paura che pensiate che siamo una strana famiglia con questi incontri davanti alle case. No, non c'è niente di strano. Scusate, a che ora esattamente vi sposate? Volete ripetere? Ho detto, avete fissato l'ora della cerimonia? Non è ancora fissata un'ora precisa. Già, no. Del resto è facile che Bill abbia fissata lui stesso allora. Già, è vero, può darsi. L'ho chiesto solo perché voglio andare via dopo la cerimonia e volevo riservare un posto in treno nel caso. Ecco. Non sentite che caldo fa? E ne farà di più. Fa caldo anche a Filadelfia. Rosie, vorrei un bicchiere d'acqua. Ah, sì, subito, scusatemi. Volevo soltanto parlarti. Oh. Rosie, sono un uomo che guarda in faccia la realtà. Sei ancora convinta che il tenente seguiterà a parlarti del tempo? Io sono convinta che un uomo deve fidarsi della ragazza che deve sposare. Ah. Buongiorno, bimba. Buongiorno. Sei un incanto, un vero incanto. Bill, credo che tu non conosca Mr. Coomer. Fortunatissimo. Buongiorno, tenente. Io... Scusatemi. Oh, Bill, ma non è leale. Nulla è leale in guerra e in amore. Io sono in entrambi. È vero, signore? Ecco, io... Bill! Ciao, gattino. Come stai, cara? Non so in che cosa sei cambiato, ma certo sei cambiato. Anche tu, ma io so in che cosa. Non so perché la mia sorellina è entrata qui non invitata, ma lei è stata sempre così. È davvero interessante. Già, è molto bellina. Ma ora ti lascio un pochino sola con loro, gattina, perché Rosie ed io dobbiamo sbrigare delle faccende. Oh no, non vorrei lasciarla così sola. Ma certo, come? Oh, non importa, andate, andate. Ma non la vedi da quasi 2 anni, in fin dei conti è tua sorella. Oh, che peccato. Non dire queste cose, Bill, sei senza cuore. Ecco, fate una cosa, andate in autobus tutti e quattro. No, prego, sono io la causa di questo putiferio. Voi due volete star soli. No, voi dovete venire con noi. Sai, non le voglio poi tanto bene. Non vengo senza di lei, Bill, è deciso. Rosie, 3 è una folla. Albert verrà insieme a noi e così saremo 4, vero Albert? Sì, non vado in autobus da ieri sera. Sentite, non vi lasciate convincere, Mr. Goomer. Goomer mi chiamo, sarò felice di venire. Allora, tutto in ordine, saremo di ritorno per la colazione alle 12, tutti qua. Ah, sono contenta, mangeremo fuori, in giardino. Andiamo, Miss Seacroft? Non è questo che avevo progettato. Su, scimmietta, non farmi altri dispetti. Oh, Bill, mi dispiace. Coraggio. Voi due vi sedete davanti, noi due dietro. E non vi voltate. Farò di tutto. Arrivederci a tutti. Sono un uomo paziente, ma fino a un certo punto, e quel punto è giunto. Ma Alder, su un autobus cosa può succedere? Io so quel che succederà. Quel tipo si darà da fare sull'autobus e io non intendo star lì a guardare. Ma tu ti metti a sedere lontano. Già, è vero. Per tenere su il morale, e i civili non sono esseri umani? È completamente fuori di sé. No, non ancora. No, credo lo sia già. Spero che il tenente non baci Rosie davanti ad Albert. Sì, lo farà. Albert è furioso, si picchieranno certo. E il tenente gli spaccherà la zucca. Bill, lo vedi da te, i posti avanti sono tutti occupati. Perché non prendono un altro autobus? Vorrei potermi dare dei calci. Ho solo poche ore ancora con te e le qua sto brontolando. Vado matto per te, Rosie. Questa è la 4ª società di assicurazione del mondo intero. Tanto piacere. Sono fortunata, sai, Rosie. Ti prego, Bill, possono sentire. Ho sbagliato, è la 3ª società d'assicurazione. È quel che temevo.
Chi è? Uno zio di tuo padre? Un nostro amico, un pezzo grosso della banca dove lavoro. Ah, un banchiere, eh? Perciò è così esoso, usando un termine gentile. Grazie. Parlando con rispetto, signore. Vi sarò grato se smetterete di chiamarmi signore, ho meno di 80 anni. Spiacente, signore. Non l'ho detto. Rosa. È la grande stazione centrale, ma da qui non potete vederla. Ho sempre desiderato di vedere la stazione centrale. Andiamo, vieni. Così abbiamo visto la stazione, ora andiamo. Ho un'idea. C'è un gioco che facevamo a Londra, un bel gioco, si chiama In Ferrovia. In Ferrovia? Già, già, i soldati ne andavano pazzi. È semplice. Come si gioca? Ecco qua, si dividono le parti, i viaggiatori e i parenti. Fingiamo che io sia sceso ora dal treno. Beh, ma che gusto c'è? Vedrete. Tu, Rosy, stai ferma dove sei e Mr. Coombe sta fermo lì. Caro, sei gentile a venirmi incontro, ma che bella sorpresa. Un po' infantile, non credete? Oh, certo che sciocco, ho tralasciato la parte più divertente. Ora lo giochiamo bene. Oh, no, Bill, lascia andare. Oh, via, Rosy. Avanti, giochiamo un'altra volta. Ma no, su, Rosy, giochiamo alla ferrovia con Mr. Coomer. Vedo che vi diverte, signore. Ma questa volta sarò io il viaggiatore. D'accordo, e io sono il parente. Rosy, tu stai ferma lì. Tenente, lì... Rosy! Ben arrivato, zio, ho fatto un viaggio, sai che è un incanto. Oh, non mi avevi detto che Rosy arrivava con te. Cara. Tre lettere a cominciare con F. Harry, non sono molto tranquilla per questa colazione. Lo so, sarà spaventosa. Per quanto ottimista, io dico che questa telefonata nasconde altri pasticci. Sta a sentire. Pronto? C'è lì il tenente Seacroft? Oh. E quando credete che rientrerà? È il sergente Vincent, è urgente. Mi spiace disturbarvi, ma dobbiamo sgombrare la stanza alle 11 o pagare extra. Ah, sì, sì. È uno della ganga. Dice che devono sgombrare la stanza per le 11 oppure pagare extra. Beh, fate quello che vi dico, sergente. Venite subito qui. Avete già l'indirizzo? D'accordo, allora. Uno di più a tavola. Sai, è meglio essere in molti ad affrontare il destino. Harry, sai che mi viene un sospetto? Quale? Quel sergente scommetto che è l'ex fidanzato della sorella di Bill. Oh, sì, e non dovrebbero incontrarsi. Ah, ma si incontrano sempre quelli che non dovrebbero incontrarsi. Sì? Altezza, sono le 11. Che cosa? Ciao, bimba, qui è Bill. Metti anche tu la veste bianca. Oh, Bill. Dove sono Albert e Marta? Perduti. Sono saliti con noi, vero? No, sono ragazzi svelti, troveranno la strada. Sì, ma... Ecco, c'è da sedere. Lo sai, quasi mi sembra ingiusto. La guerra è stata terribile per tanta povera gente così generosa con noi. Sì, perché ci ha uniti. Ma adesso devi tornare ancora a volare, Bill. Oh, tanta gente torna a volare. Ma io sono diverso, ho te che stai qui ad aspettare. Ti mancherò. Sì, mi mancherai, Bill. Tanto, davvero. Continuerai a scrivermi spesso come prima? Certo, come prima. Bill, cosa accadrebbe se io non continuassi a sentire per te... Ma cosa dici mai? Oh, niente, solo che... Rosy, non aspettiamo, via, sposiamoci ora, subito. Sposarci? Dobbiamo cambiare treno a questa stazione. Beh, così è la vita.
Bill ha trovato la sua ragazza per posta e io con lo stesso mezzo l'ho perduta. Oh, perduta, forse non ancora, sergente. Se vedeste la lettera che ha scritto. Non c'è stata una telefonata, vero signore? Da chi? Dal colonnello Watley. Aspettiamo ordini, ho lasciato questo numero. E non sapete dove andrete a volare? Nel Pacifico, può darsi in Cina o in India. Io la trovo una cosa sconveniente da parte loro non dirvelo. Mrs. Wilkins, avete trovato la più esatta definizione della guerra che ci sia. Un lungo seguito di cose sconvenienti. Ditemi, potrei rinfrescarmi un po'? Sì, certo, nella mia stanza di sopra, seconda porta a destra. Grazie. Che cari ragazzi. Peccato che partano. Già. Sarà ora di riflettere per questo matrimonio. Albert può essere un buon marito. Non credi? Sì. Edith. Ecco, davvero io... Sì, è probabile. Può darsi. Non fantasticare. Sì o no? Beh, la cosa è fantastica. Rosy è tornata? Non ancora. Che cosa ti è successo, Albert? Mi hanno arrestato. Eh? I poliziotti della ferrovia sotterranea arrestato. Oh, no! Oh, sì, e mi hanno anche fatto una citazione. Devo comparire dinanzi alla corte venerdì alle 2 e non intendo farlo. E mi tirerete fuori da questo pasticcio. La corte non è mia, ma sarò lieto di accompagnarci. Ma com'è andata? Tutti e quattro eravamo sulla piattaforma del treno e ci divertivamo, sì, nella sotterranea. Come ho fatto a ficcarmi in questo guaio? Non lo so. Come si può viaggiare nella sotterranea per divertirsi? Comincia dal principio, Albert. Ma lascialo ecco, parlare. No, voglio dire, continuo. Ordine, mia cara. Dunque, noi quattro stavamo sul treno, spiaccicati contro l'uscio. Arriviamo ad una stazione, la porta si apre, poi ricomincia a chiudersi. Quando sta per chiudersi, qualcuno mi spinge, so chi mi ha spinto. La porta scatta, io sono nella stazione. E loro, invece, sono sul treno e il treno riparte. Sto per sputar veleno! E... devo sedermi. Bisogna che non mi ecciti così. Dimmi come ti hanno arrestato. Parla adagio, Albert, la tua faccia è blu. Grazie. Salgo le scale e prendo un taxi. Supero due altre stazioni. Sto per raggiungere il treno. Era una buona idea. Arrivo al cancello quando il treno sta entrando in stazione. Non ho un soldo in tasca. Stai calmo, Albert. Tento di scavalcare il cancello. Bisogna che non mi ecciti a questo modo. Una guardia mi acchiappa per il colletto, cerco di spiegargli la faccenda, devo raggiungere il treno. Un'altra guardia arriva e mi portano al posto di polizia, quello è il documento. Un procuratore di banca arrestato per i soldi della sotterranea. Certo, non è una cosa divertente. Non lo è, Mrs. Wilkins. E vi sarò grato se non direte che in un autobus non può accadere nulla. Ma che è accaduto, Albert? È giorno, potrà farle una proposta, ma quelle sono chiacchiere. Le conosco certe proposte, non sono solo chiacchiere, c'è anche il bacio. E se lei obietta, giù un altro bacio. E se lei obietta ancora, ancora un altro bacio. E spero che non vi sorprenderete se vi dico che tutto questo non mi soddisfa. Sei diventato blu di nuovo. Tante grazie. Visto, ci hanno separati, mister Comer. Beh, dove sono? Rosy e vostro fratello. Oh, ci hanno separati anche noi tre. Davvero? Posso chiedervi una sola cosa? Che cosa? Siete voi che mi avete spinto? No, io no. Vostro fratello era lontano, mentre voi no. Voi mi avete spinto, ve l'ha detto non lui. Non è vero. Ah, è stata una vostra idea. Non ho detto questo. Dicevate che avevano il diritto di restare soli, lo avete detto in autobus. Beh, non mi sembra poi tanto irragionevole. In fin dei conti non poteva farle una proposta con voi che gli spiegavate le bellezze della città. Una proposta? L'avete sentita? È lei che mi ha spinto. Miss Seacroft, posso presentarvi il sergente Vincent? Molto lieta. Ci conosciamo. Mister Albert Coomer. Molto lieta. Creo che è un amico di Bill. Gli amici di Bill sono amici miei. La colazione è pronta, signora. Oh, cara, io direi di non aspettare Rosy e Bill. Avranno certamente trovato qualche altra cosa da fare. Beh, andiamo a mangiare.
Sì, raccontatemi. Ognuno voleva battezzare l'aereo col nome della sua ragazza. Bill votò per Rosie e io, dato che non ce l'avevo più ormai, votai anch'io per Rosie. Ma vinse l'armiere con la sua Elena. Ma Elena è pure un bel nome. Ma cambiò subito. Dopo 4 missioni Elena invitò l'armiere alle sue nozze. Oh. E così cambiaste nome all'aeroplano. Ci si aggiunsero 2 parole. Così l'aeroplano si chiamò Elena che fu. Scusatemi, ritorno subito. Harry, non credi... Non pensarci, Edith. I guai nostri sono già abbastanza. Ricordo che ai tempi nostri il nome della ragazza si usava a scriverlo sopra le vecchie automobili. Ah, non il mio nome. Tu non avevi l'automobile. E beh, io lo scrivevo sopra l'autobus. Ah, eccoli che arrivano. Credevamo non veniste per colazione. Ah, avete fatto bene, va benissimo così. Diglielo, Rosie. Rosie ed io abbiamo deciso di sposarvi. Di sposarvi? Ma che bella coppia. Congratulazioni, Bill. Grazie, Crab. Oh, questa è veramente una sorpresa, ma congratulazioni. Grazie, signore. Io sono sicuro che non lo fareste senza averci ben riflettuto su, vero? Congratulazioni a tutti e due. Votiamo all'unanimità. Sì, perché no? Congratulazioni, tenente. Grazie, Mr. Comer. Anch'io vi faccio le congratulazioni. A me? Ho sentito che state per sposarvi. Ah, sì, ma la cosa è ancora incerta al momento. Oh, che peccato. Spero che la chiarirete. Sì, lo spero anch'io, ma non vedo come, ecco. Oh, vedrai che tutto andrà per il meglio. Il mio consiglio è fate come me. Perseverate. Forse avete ragione. Dammi qua, Croc. Sì, o sì. Il tenente va di fretta. Se non finisce la guerra, poveri noi civili. Non è molto, Rosie. Questo non è che il principio. Ma tu dammi un po' di tempo. È bellissimo, Bill. Lascia che ti guardi, bimba. Ora non ti vedrò per tanto tempo. Mettiamoci a tavola, ragazzi. Sì, Bill, mangia qualcosa. Nel bagno ci deve essere l'occorrente per smacchiare. Dora vi aiuterà. Grazie. Avanti, Mrs. Wilkins. Dite, che cosa mai può accadere su un autobus? Su, Rosie avrà avuto le sue ragioni, ne sono certo. Voi dovete rendervi conto. Render conto? Sì. Ho versato la caparra per la casa, ho prenotato un prete e una chiesa e mi tocca stringere la mano al fidanzato della mia fidanzata. Albert, non così forte. Adesso lui se ne andrà, si tratta di poche ore ormai. Ma sapete che cosa può succedere in poche ore? La futura signora Seacroft. Vuoi del prosciutto? No, voglio sposarmi. Guarda che è buono. Senti, tesoro, non c'è molto tempo. Sposiamoci oggi qui. Bill, te l'ho già detto. Sarebbe differente se tu avessi più tempo, ma tu parti fra qualche ora. Siamo pratici. Mi sembra assurdo sposarsi lo stesso giorno che ci si è conosciuti. Si vede tante volte al cinema. Ma non si vede quello che accade dopo, caro. Sei una vigliacca. Lo ammetto. Chissà se il gioielliere si riprenderà quell'anello. Sarà molto se potrete riprendervi vostra figlia. Posso sedermi qui, mamma? Mamma? Siete davvero carino. Spero che non vi dispiace se non vi chiamo papà. Vorrei chiamarvi giudice se non vi dispiace. No, 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 meglio giudice. Lo trovo assai più rispettoso che non papà. Noi due, Mr. Coomer, entrambi fidanzati, abbiamo qualcosa in comune, non vi pare? Già, è vero? Chiamami Albert, Bill. Sono un vecchio, vecchissimo amico di famiglia. Grazie. Sento già i nostri ragazzi chiamarti zio Albert. Vogliamo un mucchio di figli, vero, Rosie? Beh, non subito, Bill. Ah, voglio una grande famiglia, il più presto possibile. Ragazzi a schiere, dappertutto. Non vorreste voi, mamma? Avanti, passate a zio Albert la mostarda, non netto. E tu? Non hai niente da dire? No, grazie. Bene. Ho deciso di non parlarti più finché sono viva. Sarà una gioia per me. E quel marinaio riccioluto come sta? E che mi dici della tua lettera di insulti? Che io ho completamente scordato. Anch'io. Se tu mi avessi lasciata solamente spiegare. Ma adesso non voglio più. Mica te lo sto chiedendo. Che spiegazione vorresti darmi a una ragazza fidanzata che esce con un altro?
Se tu avessi del buon senso, ti renderesti conto che se avessi fatto qualcosa di illecito, non te lo avrei scritto. Così fuori dai piedi, prego. Ehi, un momento. Al telefono, tenente Seacroft. Eccola, la sveglia. Scusami. Caro, cosa c'è di tanto grave? Ora lui se ne va. Probabilmente sta già ricevendo l'ordine. È molto bello. Lo sai che porterò il tuo anello. E come no? Hai 10 dita, eh? Quante bastano per infilare 10 anelli? È il tenente Seacroft che parla. Sì, leggete solo il luogo di destinazione. Che? Rosie, venite tutti! Signor sì. Sì, grandiosa. Agli ordini. Signor sì, raggiungo la base subito. Grazie. Resteremo in America. Ci assegnano come istruttore alla scuola ufficiale in Florida. No. No. Sì, questo è il mio gran giorno. Io non so quale sia la mia espressione, ma se vedeste la vostra. Non lottare, cara, lasciati andare. Che tesoro quel comandante. Vero? Rosie, partiamo stanotte. Tra quanto sei pronta? Cosa? Non mi importa se ci sposiamo in Florida, vero? Ecco, Harry. Non so se posso farlo. Ma... No, certo che puoi. No, davvero, non posso. Alla banca sono corto di personale. Albert, tu lo sai, diglielo. È proprio impossibile. Oh, vergogno, Albert. E pensare che devi sposare anche tu. Ecco, Rosie non lavora nel mio reparto. Non dipende da me. Ma è certo che non può partire. Oh, andiamo, Albert. Non vorrai davvero separare due innamorati solo per i comodi di una stupida banca. Beh, rispondi tu. Ci siamo accordati che la colpa era mia. No, no, non ho detto questo. Bill, abbiamo deciso di sposarci. Anche per un giorno solo? Anche per un giorno solo. Gattino, il tuo primo regalo di nozze. Croc ed io resteremo qui come istruttori in Florida. Davvero? Davvero. Oh, Croc. Oh, giudice, vi dispiace di sposarli subito, loro due hanno fretta. Farò tutto quello che mi dite, tutto. Tesoro, facciamo una doppia coppia? È necessario discuterne da soli, Bill. Hai un cuore di pietra. Croc, io penso a ritirare gli ordini scritti. Tu fai in modo che Marta si sposi. Sì. Sembra che tutti si sposino. È una cosa grandiosa. Bill, io devo dirti qualcosa. Dica. Ma non ho un certificato di matrimonio. Vado a cercarne Vengo uno. Vengo anch'io con te. Sì, vorrei trovare un regaluccio. Beh, io resto qui o no? È meglio che tu vada con loro. Vuoi venire sotto il portico, Bill? Mi raccomando, niente paura, eh? È più solida di un masso di granito. Che cosa succede? Perché dici che non puoi venire in Florida subito? Ti prego, no. Io non verrò affatto in Florida. Non hai detto che volevi più tempo per stare insieme? Stavi giusto lì quando l'hai detto. Ora ecco che abbiamo tutto il tempo che vuoi. Ma io... Che cosa ti prende, bimba? Ascoltami. La pura verità è che... Quando ti ho promesso di sposarti, ero costretta dalle circostanze. Cara, io non capisco. Vuoi essere più chiara? Io credevo che tu partissi, avevi promesso di partire. Cerca di comprendere. Tu credevi di amarmi e andavi ad affrontare mille nuovi pericoli. Non avevo altra scelta. Io ti amo. Oh no, Bill, non devi. Chiederò una licenza e verrò subito da te. No, Bill, no. Io so che mi ami, Rosie. Lo so, non posso essermi sbagliato. Ci sono altre ragioni, Bill. Rosie. Ti prego, non insistere. Non è giusto che tu perda ancora il tuo tempo. Mi spiace che le cose siano andate così. Ma è solamente colpa mia. Io credo sia meglio non dire nulla ora. Con tua sorella che deve sposarsi. Di loro che più tardi ti raggiungerò in Florida. E non dire altro, vuoi? Sei assai generosa. Vorrei trovare qualche regalino.
per Marty Croc. Ho incontrato Rosy di là. Aveva una faccia così scura. Conosco quelle espressioni. Sta per piangere. E della mia espressione cosa ne dici? Te l'ha detto. Sì, me l'ha detto. Siete arrabbiato con me? Con te no. Oh, siete davvero generoso. Non mai spuntò in cielo aurora più triste e oscura. William Shakespeare. O iniquo giorno di pianto. Dove ho letto queste parole? Quanto Shakespeare ci siamo scambiati in principio. Credevo che foste per la poesia drammatica. Vi sarà stato difficile trovare il tempo per scrivere tante lettere. Io le scrivevo a scuola, nell'ora di dattilografia. Non vi sentite bene? Benissimo. Sentite, non ve la prendete per Rosy. Lo so, lei esercita un'attrattiva esteriore su di voi. Ma è una piccola borghese. È capace di sposare Albert, un reazionario dell'ultimo rango. Oh, santo Celestino! Che cosa vi prende? Eri tu a scrivere quelle lettere. Byron, Shelley, i Lilà, i canditi alla menta. Che penserà Rosy di me? E i tuoi genitori? Io sono la più grande bestia dell'universo. Non sapevate nulla, così mi avete tratto in inganno. Albert, certo. Lei deve sposare Albert, sicuro. Oh, santo cielo. Non dovevo dirvelo. Ho soltanto peggiorato le cose. No, no, stai tranquilla. Non potevano essere peggio di come erano. Come potrete perdonarmi? Senti, Miriam, non dire a Rosy che io so tutto. Non dirlo a nessuno. L'ha fatto per me. Lei poteva dirmelo, ma ha taciuto. Ha voluto darmi due giorni di felicità. Lasciamo tutto così, Miriam. Prometti? Prometto. Sul tuo onore? Non sono una lattante. Questo è arrivato adesso. Arriva qualcosa ogni ora. Io vado a prendere i biglietti. Dove devo metterlo? Dove ti pare, Dora? Siamo pronti per sposarci? Ma Bill non c'è. Non c'è? Cosa mai lo fratterà tanto? Beh, ora verrà. Marta? Aiutatemi a compilare questi qui. Ecco la penna. Ho convinto il giudice Kirich a sorvolare sui 3 giorni di attesa. Così faremo la svelta. Bill, dove sei stato? Ho dovuto disdire le camere all'albergo, ma ora è fatto. Tu e Marta dovete essere alla stazione centrale tra un'ora. Io parto a mezz'ora. Oh, ce la facciamo. Com'è che non sei riuscito a convincere Rosy a venire subito con te in Florida? Che cos'è che ti è successo, Bill? Confidati con me, su. Io ho tentato. Dite, quando verrete giù esattamente? Sarà difficile campare accanto a lui finché non verrete. Ecco, io non so ancora il giorno esatto. Bill se ne rende conto.
Oh, bene, siamo tutti qui, eh? Allora. Gli hai detto tutto. Ecco fatto, grazie. Ora venite qui con me. Avanti, credo che si possa cominciare. Albert e Rosie, voi state lì. Voi, Croc, qui vicino, prego. Ho Bill vicino a mia moglie. Si può cominciare? Amici, siamo qui riuniti per congiungere quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio, in quel vincolo che non deve essere affrontato con imprudenza o leggerezza. Se qualche persona conosce delle cause che si oppongono alla legittima unione di queste due creature, parli o da ora innanzi taccia per sempre. Ora ripetete con me. Con quest'anello io ti sposo. Con quest'anello io ti sposo. E divido con te tutti i miei beni terreni. E divido con te tutti i miei beni terreni. E in eterno impegno la mia fede. E in eterno impegno la mia fede. Ora unite le destre. In virtù del potere di cui sono investito dalla legge dello Stato di New York, io vi dichiaro marito e moglie. Ora possono seguire consigli e raccomandazioni che l'officiante ritiene convenienti. È conveniente che vi sbrighiate. Via, continuerete sul treno, cara. L'officiante ha il primo bacio, eh? Grazie. Grazie a voi. Il primo si chiamerà Bill. E se è una ragazza sarà il secondo. Se non il secondo, il terzo. Uno ad ogni modo si chiamerà Bill. Spero che non vi debba costare troppa fatica. Auguri, gattina. Sono così grata a tutti per tutto quanto. Vi auguro un mondo di felicità. Tanti, tanti auguri. È il mio turno. Per me che mi appresto a salire il patibolo fra pochi giorni, è stato davvero istruttivo. Ma fate presto, cara. Preparo la valigia. Ehi, non mi pianterai qui, eh? E sarà meglio aiutarli. Bene. Io berrei qualcosa. E voi? Non mi oppongo. Rosie? Grazie. Pure. Sì, grazie. Ci vai forte tanto per cominciare? Non comincio ora. Ne ho bevuti 4 venendo qui. È meglio che te lo dica. Miriam ha raccontato. Ora so tutto della faccenda. Mi spiace molto, Bill. Io speravo che l'avresti ignorato. Lo so. Grazie. Non credevo si dovesse arrivare a tanto. Ma tu sei così impetuoso. Una cosa dietro l'altra. Non trovavo mai l'occasione di fermarti. Certo. Beh, ora è finita, no? A che cosa volete bere? Al vostro matrimonio. Ah, bene, bene. Andrai via a mezzanotte, ti condurrò io alla stazione. Oh, no, prego, non importa. Voglio visitare la città fino all'ora della partenza. Sciocchezza, veniamo con te alla stazione. Preferisco di no. Oh, ma io insisto. Ma non insistere se non vuole, Albert. Grazie lo stesso. Lo sai quello che più mi fa ridere in questa storia? Sono tutte quelle lettere e poesie che vanno su e giù attraverso l'Atlantico. È da morire. Pronto? Ah, un momento, prego. È per te, Albert. Grazie. È la prima volta che mi sento tranquillo lasciandovi soli voi due. Sarà meglio che tu vada a rispondere lì sopra. È il pastore per la cerimonia in chiesa. Ma non fa nulla, papà, non ho segreti. È finito tutto in una risata. Sì, ma credo sia meglio che tu risponda lì sopra. Ah, bene. Croc e Marta dovrebbero affrettarsi. Miriam, che cosa fai qui? Io abito qui, papà. Spero non avrai rancore per noi. Ma certo che no. Non ho nessun diritto di aver rancore. Anzi, dovrei esserti molto riconoscente.
Non avresti potuto essere più delicata. Davvero, sono sincero. Sai, è stata una cosa così curiosa pensarci su con calma. Il mio arrivo qui, la tua comprensione. Sì, sei stata davvero delicata. Tutti voi del resto, tutti. Beh, non ci sarà abbastanza posto nell'auto per tutti quanti e i bagagli. Prenderò un tassi. Ah, ecco i biglietti di Croc. Volete dirgli che lo aspetterò al treno? Addio. Addio, Billy. E auguri. Grazie. Buona fortuna. Beh, ecco fatto. Ho perso $2. Ho scommesso e ho perduto. Che peccato. Credevi che sarei fuggita con lui? No, no, fatto così, un'idea strampalata. Ho solo perso $2. Un tenente che appena conosco. Venuto qui per sbaglio solo perché è stato un poco affettuoso e divertente. Secondo te dovrei preferirlo all'uomo che conosco da anni, che mi offre una sicurezza, che mi ama e che io amo. Ho solo perso $2. Ma avresti voluto che sposassi lui, di' la verità. Io sono giudice e sono imparziale. Non so, volevi che sposassi Bill. No, in fondo Albert ti offre la sicurezza. E non è escluso che starai molto meglio in salute senza le sigarette. Il semplice fatto che Bill fosse così attraente, così simpatico... No, tu preferisci Bill. Rosy, credevo che il fatto vi sospingesse. Beh, sono fatalista anch'io. E lui se n'è andato. Oh, mi piaceva, lo ammetto. E se tornasse qui solo un altro momento, credo che... Ma non tornerà. E anche questo è il fatto. Bevo qualcosa anch'io. L'ho già dimenticato. E da domani poi lo dimenticherò sempre più. E il giorno che mi sposerò non mi ricorderò nemmeno quant'era caro. Ah, ho lasciato dei biglietti scaduti. È da tanto che volevo vedere la Florida. Cosa significa? Sì, ne ho una voglia matta. Ne sei sicura? Certo. Vieni via ora? Sì. Sapete, per una strana coincidenza mi trovo in tasca un certificato di matrimonio ancora in bianco. Papà, stai scherzando? No, l'ho portato qui nel caso occorresse. Via, è una cosa che bisogna fare alla svelta. Dora, tu farai da testimone. Testimone? D'accordo, reverendo, tutto in ordine, sciogliete le campane. Sì, naturale. Sicché avremo la cappella per sabato. Alle 10. Oh, alla perfezione. Corro a dir tutto alla sposa. In virtù del potere di cui sono investito dalla legge dello Stato di New York, io vi dichiaro marito e moglie. Eccoli, avanti, scappate via di lì. Telegraferò dove dovete spedirmi i bagagli e dite ad Albert che c'è della pazzia in famiglia. Arrivederci e buona fortuna. Vola, vola, nel cielo sconfinato, bella aviatore. Ho fissato la cerimonia in chiesa per sabato, papà. Ma che succede, Harry? Ecco, volete passare tutti nell'altra stanza? È una cosa che bisogna spiegare con un po' di calma. Salve. Salve. Oh, scusate. Miss Rosy Wilkins è in casa? È Harold! Harold Kubremeyer! No!